domenica, lo abbiamo ribadito prima di andare in pubblicità, ci sarà il tanto atteso derby d'Italia. Perché dico tanto atteso? Perché oggi, o quantomeno domenica più che mai, sarà uno scontro diretto per le prime due della classifica di Serie A. Attenzione però, perché la Juventus ha dei giocatori indisponibili. Francesco, non perdiamo. Non perdiamo. Va bene. Allora, la notizia di oggi è che la Juventus perde anche UEA, che aveva già un problema. Sì. Ma non è. No, no, no. Timothy. No, non è. No, dai, poverino, che ha perso anche le elezioni liberi il papà in questi giorni. Allora, Timothy Weah non ci sarà. Ha avuto un altro problema, un altro risentimento muscolare, per cui è fuori dai giochi. Ovviamente, in casa Juve si monitora la questione legata allo stato di salute di Locatelli e di Miretti. Per quanto riguarda Miretti, aveva avuto un problema alla schiena con l'Under 21. Sembra in grado di recuperare, è il meno problematico dei tre, se vogliamo. Per quanto riguarda invece Locatelli, si porta dietro una frattura, un'infrazione della costola. In casa Juve si sta studiando il modo di mandarlo in campo lo stesso, magari con una sorta di giubbetto protettivo, una sorta di corpetto elastico, morbido, in grado chiaramente che non gli impedisca di fare i movimenti, ma che in qualche modo protegga la costola da eventuali impatti. Possiamo andare a vedere insieme la probabile formazione della Juventus per quelle che dovrebbero essere le scelte di Max Allegri. Noi in questo momento diamo questa formazione, che vede la vera novità, se vogliamo, Rabiot regista, perché se non ci fosse Locatelli sarebbe proprio il francese andare a occupare il ruolo di regista, con Miretti inserito come mezzala sinistra. Se invece ci fosse Locatelli regista, Rabiot al posto di Miretti e Miretti in panchina. Di fatto le altre scelte sono praticamente obbligate, considerando che anche McKennie è tornato prima dalla convocazione con la nazionale americana per un problema al tendine, ma non dovrebbe trattarsi di cosa grave. Cambiaso e Kostic gli esterni, anche la difesa è obbligata, e poi davanti spicca il fatto che ancora una volta sarà assente Vlahovic, nel senso che è disponibile ma dovrebbe andare in panchina, e gli dovrebbero essere preferiti ancora una volta la coppia Ken-Chiesa. Ecco, grazie Francesco, perché la situazione è chiara e delineata grazie alla tua presentazione. Questo 3-5-2 secondo te può essere quello vincente, Marcello, anche alla luce dei giocatori infortunati? Allora, prima di tutto voglio fare una premessa. Io ieri ho insistito sul fatto che UEA sarebbe potuto essere della squadra, non sapevo che ha avuto una ricaduta, e quindi devo dare atto al collega Bargigia, che ieri aveva invece detto che chiaramente sapeva già che non avrebbe giocato, e quindi gli do atto di questo. Quindi avevo sbagliato io. Però per quanto riguarda la formazione, io francamente non metterei Rabiot in regia, perché non l'ha mai fatto. Io capisco che può dargli, come dire, più sicurezza ad Allegri, ma io metterei un player se non ce la fa Locatelli. Poi magari Locatelli col corpetto, un'iniezione, ce la fa anche a giocare, perché non è che abbia poi questa cosa gravissima. Sì, a sta costola un pochettino che è fuori posto, però non è che non possa giocare. Lui si allena, anche se a parte, ma si allena. Ma se non dovesse giocare Locatelli, sì, Io mi giocherei Nicolussi Caviglia. Anzi, vi dirò di più, io sono convinto che con Locatelli, senza Locatelli, con UEA, senza UEA e con tutti gli infortunati, la Juve questa partita non la perde, Ma secondo me, se vuole davvero sparigliare le carte, se vuole vincerla, provare a vincerla, Allegri deve sparigliare le carte. Stavolta deve cercare di trovare una mossa, un'allegrata che metta in difficoltà l'Inter, metta in difficoltà Simone Inzaghi. Io personalmente oggi ho sentito parlare di questa soluzione che dicevi. Ildiz, metterlo al posto di Cambiaso e fare l'ala. Lui ha sempre fatto l'ala, poi non so quanto riesce a dare in copertura, perché non l'ho mai visto, l'ho visto pochissimo, spezzoni, però lui potrebbe essere anche una mossa da giocare, una carta da giocare, con Chiesa dall'altra Marcello. Parte, Ildiz di là, in mezzo Ken. Sentiamo. Io credo che abbia una logica Rabiot in quel ruolo. E che sia dettata soprattutto dalle caratteristiche dell'Inter, dei centrocampisti dell'Inter, che rispetto alle altre squadre vanno spesso a rete. Barella non ha ancora segnato, ma gli altri hanno segnato tutti. Quindi nella fase di contenimento serve anche un Rabiot che sappia
bloccare le partenze al limite dell'area, della propria area, e le partenze anche dei centrocampisti, oltre che delle punte. Ricordiamo Lautaro ha segnato 12 gol. Sì, cosa che piace tanto ad Allegri, no? Bloccare tutto, giocare chiuso, Marianna, visto che ne parlavamo prima, no? Sì, sì, no, guarda, la spiegazione che ha dato Tiziano la concordo pienamente, okay. Sicuramente sfrutta la fisicità, almeno questa potrebbe essere l'ipotesi per Rabiot messo lì a centrocampo a fare regia, potrebbe essere appunto dato dalla fisicità, però mi piace l'idea che ha detto Marcello, quella di Dilt lì a lato. Ti piace? Alla... Sì, quella sì, no, è vero, è vero. Però sinceramente bisogna... me lo sono sognata stanotte. Sì, ecco, come il rebus invece di me vittoria prima. No, no, io penso alle tattiche, Beck. Vedi, c'è chi inventa i rebus, c'è chi pensa alle tattiche. Io dico che Rabiot ci ha messo lì. Cioè non l'ha mai fatto, però potresti addirittura. Però guarda che Rabiot ti dà una certa sicurezza. Marcello, cerco di aiutarti, Rabiot. Perché io la penso come te. Rabiot non ha le caratteristiche di che può dare una mano al centro, perché è uno più che costruisce il piedino caldo, e ingabbiarlo lì in mezzo, secondo me, non ha i tempi del regista e dell'incontrista. Esatto. Io mi auguro che lo faccia giocare lì, perché di qua. Ma poi tu che segui i giovani, scusa, Becca, Nicolussi Caviglia, l'hai mai visto? Però io non volevo intendere che Rabiot facesse il playmaker. Rabiot fa l'incontrista di centrocampo messo davanti alla difesa e non fa il playmaker perché non ha le caratteristiche. Esatto, devo dire che non ha le caratteristiche. Ma le caratteristiche di incontrista lo metto lì, però se io sono di qua, la prima roba metto subito uno su Rabiot e gli dico attaccalo, perché secondo me non ha i tempi del regista. Però secondo me fa più un discorso di esperienza. Però sul piano fisico atletico il giovane così effettivamente, che ha un'esperienza meno rispetto a Rabiot in una partita così importante, è anche un rischio. No, ma è una lettura tattica che ci stanno tutte, ecco. Però personalmente è la prima roba che faccio, ok, la Juve ha bisogno di uno di esperienza di mezzo, la prima cosa gli metto uno per andarlo a attaccare, perché non ha le caratteristiche di andare a chiudere e rincorrere l'avversario, perché anche lui è molto bravo tecnicamente, gli piace giocare la palla. Però attenzione, perché l'Inter ha centrocampisti che vanno con frequenza a bersaglio, a rete, in gol. Poi dopo abbiamo anche la formazione dell'Inter e la confronteremo con quella possibile, probabile, che oggi la nostra redazione ha stirato per la Juventus. Marcello, a proposito di Juventus, a proposito di giovani, chiedevi un nome specifico a Becca, ma non abbiamo sentito. No, perché Becca segue proprio i giovani. Io penso che Nicolussi Caviglia ti sia passato davanti, no? L'hai visto? Chi è? Lui, il player, lo sa. Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia. Non ancora. Beh, comunque è uno che comunque sa fare il player davanti alla difesa, sa fare il mediano, sa fare il trequartista, ed è uno che comunque la sua esperienza se l'ha fatta. Uno dice vabbè, proprio in Juve-Inter me lo devi mettere, ma è un giocatore che ha personalità, è un giocatore che ha personalità, tecnica, qualità. Cioè, non capisco perché non debba avere la sua chance. Te lo sei tenuto, potevi mandarlo in prestito. Se l'hai tenuto, vuol dire che hai visto nel ragazzo qualcosa. E allora a quel punto non snaturi Rabiot e metti Nicolussi. Apre la porta, cioè i giovani quando ha delle qualità, e lo sto vedendo negli ultimi anni, sai quanti mi piacerebbe che gli aprissero la porta, però poi i sapientoni ti dicono Becca non è pronto, ha bisogno dei passaggi. Quando uno ha delle qualità, aiutiamoli, apriamo le porte e lasciamo che faccia l'esperienza. Questo qui ha giocato a Perugia in Lega Pro, ha giocato col Sud Tirol in Serie B l'anno scorso, ha sfiorato addirittura la qualificazione ai playoff, anzi è andato ai playoff, la qualificazione in Serie A, ha giocato con la Salernitana l'anno scorso, gli ultimi sei mesi. Cioè non è uno che esperienze non se le fatte. Poi ripeto, ho capito, ma non lo metto nella partita contro l'Inter. Vabbè, puoi avere tutte le ragioni di questo mondo, ma non rischio di schierarlo contro l'Inter. Tu come parli nel bene big di match Colpani, della giornata, della tredicesima. Ma come tu parli bene di Colpani, hai ragione a parlare bene di Colpani. Io ti dico che Nicolussi lo conosco e gioca bene, è un giocatore affidabile, assolutamente. Assolutamente sì, ma ha bisogno di esperienze e di dimostrare con una presenza però, continua esatto. In prima squadra. Ma non ha comunque paura, in uno stadio così importante. Marcello, cos'è Nicolussi?
Nicolussi Caviglia. No, l'ho avuto, lo conosco. Nicolussi Caviglia. Sì, mi piace, l'ho avuto 2 anni fa. Caspita. Comunque, per concludere il ragionamento, ragazzi, dolore alla caviglia, 29 punti per la Juventus, 31 dell'Inter, sono 2 punti soltanto di distacco, occasione più che ghiotta, Marianna, per Allegri per riscavalcare l'Inter, perché nelle ultime giornate abbiamo visto, no, questo sorpasso continuo. Sì, poi... solo che in questo caso non sarebbe ulteriormente risorpassato. Vabbè, certo, sicuramente per Allegri è la partita più importante, anche perché potrebbe davvero determinare la fatidica corsa allo scudetto come obiettivo, quindi non il famoso quarto posto che sentiamo ormai da 6 mesi. All'Inter uno lascia la Champions e la Juve si prende lo scudetto, adesso come provocazione. No, vabbè, anche però sicuramente se l'Inter invece dovesse andare avanti sarebbe un bello spunto invece per mantenere la vetta della classifica, però l'Inter anche lì non deve poi cogliere, eventualmente mai vincesse, lo spreco di punti come ha fatto 2 anni fa. Non è ancora decisiva, no, assolutamente. Però per dire, anche ieri sera avevamo fatto questa, c'era stata questa domanda in studio, mm-hmm, che era è già bella che è fatta, insomma, se l'Inter vince. Anche io non sono concorde su questo, ma più che altro perché uno rischia di rivedere, a proposito appunto dei nerazzurri, la figura che è andata in scena 2 anni fa con col Milan, a proposito però. Sì, dello scudetto con il Milan, cioè, e quindi ma, sì, va in vantaggio tutto, cioè, quindi quanto poi il duello sarebbe Inter Milan. C'era un'interferenza, no, perché vedo Tiziano che è un po' fuori da te. Ah, ok. Siccome sono stato no, via, la corsa scudetto che è un po' fuori, dice no, fuori dalla corsa scudetto del Milan. No, ma siamo lì, siamo solo, siamo solo 100 punti dall'Inter. Qual, cioè, qual è il problema? Non parla mai del Milan, cioè, lui sogna già che ha già vinto. 2 minuti della regia, parliamo di Inter anche in chiave punti, di quello che sarà il derby d'Italia. La Juve, abbiamo visto la formazione che probabilmente metterà in campo, ma l'Inter come risponde? E soprattutto, l'avete ascoltate le dichiarazioni di Marotta fresche fresche di questa sera? Noi le abbiamo preparate e ve le faremo ascoltare. E sul derby d'Italia si è pronunciato anche Marotta. Si è pronunciato anche Beppe Marotta. Allora, il titolo parla del fatto che oggi Bastoni ha sostenuto un'altra visita medica, un'altra risonanza, che ha confermato il risentimento al polpaccio destro che aveva subito in nazionale, quindi salta sicuramente la Juve, salta sicuramente il Benfica, ma poco importa perché l'Inter è comunque già qualificata. Si spera di recuperarlo per il 3 dicembre Napoli-Inter, però potrebbe saltare anche Napoli-Inter, ed effettivamente polpaccio è pericoloso. È un muscolo un po' delicato da questo punto di vista, quindi sicuramente non è una buona notizia quella che arriva oggi da Piano per quanto riguarda Simone Inzaghi. In serata c'è stato un evento importante a San Siro, hanno preso parte gli amministratori delegati di Inter e Milan, quindi Beppe Marotta per l'Inter e Giorgio Furlani per il Milan. Hanno detto entrambi cose molto interessanti, in particolare ascoltiamo alcuni passaggi di Beppe Marotta, a cominciare proprio da Juventus-Inter, e per l'ennesima volta Marotta torna sul tema e ribadisce il fatto che dal suo punto di vista è la Juve la vera favorita per lo scudetto. Intanto la partita con la Juve, come ben si sa, rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Ora, siamo in una fase interlocutoria del campionato, della stagione, non credo che sia determinante il risultato da una parte o dall'altra di domenica. Dico invece che la Juventus è favorita a gioco medio-lungo, perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti, dà la possibilità comunque di avere meno stress agonistico e quindi sulla carta meno infortuni, e di conseguenza un vantaggio c'è. Certo che partecipare invece d'altro canto a manifestazioni come la Champions hanno comunque anche il privilegio di dare una carica ulteriore ai nostri giocatori. Dobbiamo competere per raggiungere dei risultati importanti, l'abbiamo fatto l'anno scorso, cerchiamo di rifarlo quest'anno, è uno degli obiettivi, non nascondiamolo, è la conquista della seconda stella. Attenzione, che chiusura clamorosa, uno degli obiettivi, non nascondiamolo, è la conquista della seconda stella, dice Marotta. Becca, quindi la seconda stella arriva o non arriva? Ve la giocate? Io ti ho visto, l'inquadratura è stretta, quindi va bene così, ti sei salvato. No, ti giuro, sul Milan non ho fatto nessun gioco. Ah, scusami, ho capito male. No, sto dicendo, l'obiettivo è lì, quindi... Credo che negli ultimi anni l'Inter abbia fatto grandissime cose per tanti motivi, cioè venduto giocatori, rimesso dentro parecchi nuovi, eppure è sempre stata competitiva.
poi con la finale col City, peccato per il risultato finale, però credo che anche nella mentalità dei giocatori abbia dato una bella botta, perché li vedi più convinti, cioè è una squadra tosta e se la può giocare contro chiunque. Sono un po' preoccupato perché Marcello sa già il risultato e quindi mi auguro che se lo sia sognato e che non sia una sua... Beh, Marcello comunque ha detto più o meno quello che ha detto Marotta, scusami Marcello, ti ho interrotto, ma tu hai detto secondo me la Juve non perde. Marotta dice attenzione, la Juventus è favorita, vuoi perché non ha le coppe, vuoi perché non avendo competizioni internazionali gli infortuni possono essere meno sulla carta. Ma questa è una vecchia tiritera, è una vecchia tiritera che Marotta ripete da inizio del campionato e continuano a dire perché non fa le coppe. Sì, è vero, la Juve non fa le coppe può essere un vantaggio, va bene, avrei preferito che la Juventus facesse le coppe. Sono d'accordo, però non abbiamo dubbi alcuni e teniamocelo, però tutto dipende. Allora, se domenica vince l'Inter, se domenica vince l'Inter, come penso sperino Marotta e Beccalossi, l'Inter va a 5 punti, parte. Se la Juventus, come ho detto io prima, per me la Juve non perde significa che pareggia, che questa partita sicuramente non la perde e quindi tiene le distanze. Se tiene le distanze a novembre, come dice Marotta, non si è deciso niente. Se però vince l'Inter se ne va. Se vince la Juve, attenzione. Sì, occhio però, perché la Juventus ha Monza, occhio. Napoli, Genoa, Frosinone. Occhio, quindi occhio, al di là del Napoli occhio. Hai comunque delle squadre abbordabili. Forse l'Inter invece, occhio. Avendo il Benfica, al Napoli, l'Udinese, poi il Real, cioè... Un pochettino forse il calendario dell'Inter. Ma il Sassuolo non mi ha insegnato nulla? Lo sappiamo. Cioè, voglio dire... Non sappiamo. La logica suggerisce. Poi dopo la pratica può anche succedere che il Sassuolo batta sia... 4-2 batte la Juventus. Però batte tutto quelle due. E l'Inter 2-1. Io seguo la... quelle due, poi basta. Finita lì. Io seguo la logica di Marotta. Marotta cosa dice? Dice, è vero, la Juve non ha le coppe, noi facciamo la Champions, però i risultati che tu ottieni nella Champions poi caricano ulteriormente la squadra. Tant'è vero, sì, lo dice, che l'Inter, certo. Adesso ha detto anche poco fa Becca, dice, sono molto più carichi dopo aver fatto la finale, quindi carica la squadra. La stessa cosa però può succedere alla Juve se batte l'Inter. Se batte l'Inter è vero, Monza, Frosinone, Genoa possono essere delle partite trabocchetto, però se tu batti l'Inter vai in campo con un'altra consapevolezza. Sì, e quantomeno più abbordabili di magari, leggo il calendario della Juventus, leggo il calendario dell'Inter, Benfica, Napoli, Udinese, Real Sociedad, cioè Lazio, che comunque togli adesso che la Lazio non sta facendo benissimo, però sicuramente più favorita la Juve col calendario, sì. Allora, no, bene. Mi preoccupa, sì. Continuo, lui fa finta di non sentire quello là di Torino. Cioè, mi preoccupa il fatto che lui sappia il risultato, è lì. Non perdiamo. Sì, ma come fai ad avere la certezza che non perdi? Ti dico che non perdi. Vedi che tu vuoi vincere. Beh, io dico Tiziano, che non perdi. Tu che sei super partes in questa lotta. Secondo io sto te? Sulle rive del fiume. Ecco, a guardare. Vabbè, prima a o poi qualcuno passa. Sperando in un ormai pareggio. Sei già negato un paio di volte. Ti hanno già tirato su dal fiume un paio di volte. Ha detto che sei annegato. Ma secondo te sulla carta chi è avvantaggiato, anche alla luce degli infortuni che vedevamo e commentavamo? L'Inter. È avvantaggiata l'Inter? Sì, perché l'Inter, ribadisco ancora una volta, se la difesa della Juventus è forte, per l'amor del cielo, e poi si chiude bene, l'Inter ha possibilità sia in attacco che a centrocampo che in difesa di andare a bersaglio. Guarda, noi abbiamo la grafica probabile, Francesco, vero? Della formazione che oggi in redazione avete un po' buttato giù, ipotizzato. Sì, ma in realtà nel caso dell'Inter diciamo i problemi principali sono in difesa, perché sostanzialmente le scelte sono quasi obbligate, mancando Pavard, abbiamo detto manca Bastoni, per cui di fatto la difesa 3 non può che essere questa, con Darmian, De Vrij e Acerbi, considerando che difficilmente Bissek verrà buttato nella mischia dal primo minuto allo Stadium, e di conseguenza Dumfries e Di Marco esterni, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo, con Thuram e Lautaro davanti, cioè sostanzialmente sarà questa. L'essere corti dietro significa che l'unico cambio vero è quello di Bissek, o eventualmente doversi inventare altre soluzioni, tipo portare Di Marco un po' più dietro se dovesse aver problemi qualche terzino, ma difficilmente così. E poi Dumfries di fatto non avrebbe un cambio,
perché il cambio di Dumfries di solito è Darmian, ma se Darmian gioca in difesa ovviamente non può esserlo, potrebbe condizionale recuperare Cuadrado, però è anche vero che è un giocatore che ha giocato 35 minuti in 3 mesi, quindi credo che l'autonomia di gioco sarebbe comunque molto bassa, limitata. Sì, commentava la formazione Becca, ho capito un no? No, sei da... No, meno male questa è la formazione di Marco, diciamo. Di Marco, ecco, grazie. No, Di Marco non ci abbiamo messo dei mesi per spostarlo avanti, non credo che lui nasce da metà campo in su, sì. Poi a un certo punto Inzaghi l'aveva utilizzato anche come terzo di difesa a sinistra, però ha avuto ragione lui, che ha detto per rendere al meglio io devo giocare davanti. E da lì non è più... Meglio non spostarlo, infatti, di lì, assolutamente. Invece uno che voleva, a quanto pare, giocare dimostrando era Aslani. Che si sentiva si sentiva abbastanza pronto, carico per il derby d'Italia, Aslani, però probabilmente... No, adesso in questo momento cerchi di toccare il meno possibile, però lui ha guadagnato molta considerazione, perché quando è stato preso all'inizio, tutti che dicevano è bravo, però probabilmente aveva bisogno di non considerazione, perché quando tu spendi quei soldi lì è che hai finito, certo. Però proprio di sentire adesso si sente bene, c'ha personalità, quando entra fa bene, quindi è un altro giocatore che tra un anno o due è uno che sarà importantissimo per l'Inter. Di giornata di serata, quella di Marotta, che si è anche pronunciato sulla famiglia Zhang. Sì, perché questo evento a San Siro è stato, diciamo, durante questo evento sono stati toccati tanti argomenti e uno di questi riguarda proprio il futuro dell'Inter, perché sappiamo che l'Inter deve ridare a Oaktree 350 milioni di euro entro il 20 di maggio. Ed è una cifra assolutamente importante in virtù appunto degli interessi maturati da Oaktree. Quindi in questo momento c'è un po' di apprensione, perché la sabbia nella clessidra scorre veloce e bisogna capire che cosa vuole fare la famiglia Zhang, cioè se vuole ridiscutere il debito, quindi il prestito, con interessi magari diversi, in questo momento sono addirittura il 12%, oppure un'ipotesi potrebbe essere davvero quella di vendere l'Inter, cercare degli acquirenti e quindi in qualche modo riuscire a ripagare il prestito nei confronti di Oaktree, che altrimenti diventerebbe proprietario della stessa Inter. Il tema è stato sottoposto all'attenzione di Beppe Marotta, abbiamo lasciato anche la domanda così capite anche la sua risposta. La famiglia Zhang ha profuso tanti investimenti negli anni, non lascerà mai il club in difficoltà, in cattive mani, mi è parso di capire, se già spiegare questo passaggio. Ma spiego semplicemente, io confronto direi quasi quotidiano con il presidente, che è molto attento alla nostra storia, al nostro presente, al fatto di poter dare anche lui da lontano un contributo importante a quello che è la gestione quotidiana, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista, diciamo, di gestione ordinaria. E posso garantirvi che lui è un grande appassionato, ha voglia di rimanere e non ci sono sintomi particolari in questo momento che depongono sfavorevolmente. Noi siamo molto contenti di lavorare con lui, lavorare con la famiglia Zhang, perché, ripeto, ha profuso consistenti investimenti negli ultimi 5-6 anni e quindi diciamo che oggi siamo una società solida, vogliamo cercare di toglierci e dare ai nostri tifosi altre soddisfazioni come abbiamo fatto in questi anni. Ecco, allora, tra l'altro, ragazzi, stavo anche pensando a questa cosa che fino a qualche settimana fa, Francesco, correggimi, ma c'era un po', soprattutto anche sui social, la voce: ah, ma Zhang dove è finito? Zhang è sparito, è scappato. C'era anche un po' questo timore. Credo sia in Cina in questo momento. È semplicemente in Cina, sì. Ecco, quindi vogliamo rassicurare i tifosi interisti e anche le parole di Marotta, comunque, come recita il nostro titolo, sono rassicuranti, no? Vale a dire, Zhang non lascerà l'Inter in cattive acque. Cosa ne pensi? Non viene da Torino, non viene Zhang, no. Ma al momento non è annunciato il ritorno in Italia, però magari vi fa una sorpresa, si presenta, non lo so. Beh, non c'è più il suo amico Andrea. Esatto, stavo dicendo la stessa cosa il Beck. Becca, prego, il commento alle parole di quanto abbiamo ascoltato dire da Marotta. Loro sono operativi dietro, sicuramente ci sono stati dei momenti difficili, però anch'io credo che ci sarà continuità e non mi risulta che abbia voglia di
di mollare l'Inter, però è anche vero che ci sono degli impegni importanti e quindi, come è stato fatto negli ultimi anni, in sintonia si cerca di procedere con dando un occhio sicuramente al bilancio, però cercando nello stesso tempo di fare un risultato sportivo, perché sai, che ti può portare prima moneta interessante. Sì, ma negli ultimi anni lo stanno facendo bene, perché insomma tutti gli anni vendere due o tre giocatori di prima fascia. Sì, ma fare... io posso pensare anche, sai cosa, alla finale di Champions, che comunque sì, ti porta. Beh, lì è stato fatto un percorso, ma se partiamo dall'inizio e noi sentivamo di tutti, l'Inter fallisce, l'Inter di qua, da via Lukaku, Hakimi, ne ha detto di tutti i colori. Invece alla fine chi ha gestito la società lo sta gestendo nel miglior modo possibile, perché qua c'è gente che si occupa di calcio da anni, quindi fare risultato tenendo occhio al bilancio non è semplice. Anche perché, Marcello, 350 milioni non sono proprio briciole, e soprattutto anche considerando il lasso temporale, cioè maggio è veramente alle porte, non te ne rendi conto? E siamo arrivati al tempo massimo. Sì, ma infatti, allora, che i dirigenti dell'Inter stiano lavorando benissimo nonostante le difficoltà, perché Marotta non lo dice, ma le difficoltà finanziarie, quando tu chiedi prestiti in continuazione, cioè non è che è una bella cosa, quindi aumenti il debito e il debito è altissimo. Però loro sono bravi, perché nonostante queste difficoltà riescono comunque a costruire sempre una squadra molto competitiva, molto competitiva. E quindi va dato il merito a loro. Però Zhang che adesso non lo vediamo più in giro, tra l'altro inseguito da tre tribunali, eccetera. Esatto. Cioè, non è che ci sta facendo una figura bella. Poi Marotta dice la famiglia Zhang è dietro all'Inter. Sì, ma coi soldi di Okitri. Cioè, tu praticamente stai vendendo l'Inter a Okitri. Poiché Okitri ha già detto che non gli interessa avere l'Inter in mano, quindi se dovesse mai averla la rivenderebbe subito. Però subito. Tu quello stai facendo. Probabilmente lui venderà l'Inter nel momento in cui sarà sicuro che verrà costruito il nuovo stadio, di cui ancora non si capisce ancora bene dove lo farà l'Inter, se lo farà lì dietro ad Assago oppure lo farà nuovo a San Siro, perché ancora oggi... Guardate stadio domani sera. Perché io entro a gamba tesa cercando di estrapolare anche solo una piccolissima preview, un piccolissimo assaggio da Francesco Bonfanti, che oggi è andato in missione a intervistare proprio un sindaco, non a caso. E non so se tu ci puoi dire, domani sera capiremo tutto, un piccolissimo assaggio per i nostri amici che ci stanno seguendo a casa, Francesco. Beh, i lavori vanno avanti i lavori dell'Inter, ma in realtà oltre al sindaco di Rozzano, che poi ascolteremo domani sera, in realtà oggi ha parlato Antonello, l'altro amministratore delegato oltre a Marotta. Marotta era a Milano per un convegno, Antonello era a Roma per un altro forum di sport, e ha detto molto chiaramente che, come dire, Inter e Milano hanno dato tutto il tempo necessario al Comune di Milano per portare avanti il progetto nuovo stadio a San Siro, ma in realtà a causa delle continue lungaggini, spesso burocratiche, spesso un po' pretestuose da parte del Comune, di fatto l'Inter si trova costretta a guardare altrove, non ha tempo da perdere. Lui dice: abbiamo una competizione con gli altri grandi club europei, per cui dobbiamo assolutamente avere un nostro stadio, perché lo stadio porta ovviamente ricchezze. Quindi certo, l'Inter in qualche modo, la mia sensazione è che sia un po' più avanti il Milan su San Donato dell'Inter a Rozzano, però anche l'Inter sta portando avanti questo tipo di progetto, e un invito per domani sera per guardarci, per saperne un po' di più. Sono sicura non mancheranno l'appuntamento dei nostri amici. Anche perché gli stadi bisogna farli, perché se no oggi De Siervo ha anche detto che c'è anche il rischio che l'Italia possa ritirare la candidatura agli europei. Perché effettivamente gli stadi non ci sono. E siamo ancora qui che stanno ancora trattando col Comune di Milano, Rozzano, l'altro San Donato, cioè Milano deve avere questi due stadi. Sì, non è solo problema anche del calcio, perché per esempio adesso gli ATP, essendo io torinese, anche Marianna, se ci fosse stato un palazzetto più grande probabilmente si sarebbe il vero riempito. Torinese tra quindi... noi tre sono io, il vero torinese sono io, i due, cioè, siamo circondati praticamente stasera siamo vero in torinese. Siamo circondati. Sì, sì. È un enclave torinese stasera. Vabbè, noi due siamo dalla parte della collina, va bene? Collina, guarda, infatti. Tu sei un po' di città. Io non so chi c'è di là, però noi siamo con voi due. Grazie. Non so chi c'è di là, però. Tiziano, tu da che parte stai?
possono stare dalla vostra parte. E là, è obbligato. Anche in mezzo. Sono vabbè, obbligato. Mi piace vincere facile, però. Scusate, con la vostra avvenenza non possiamo. Con tutto il bene che si vuole a Marcello, per carità. C'è Marcello. Ah, ragazzi. Vabbè. Comunque, Vittoria, guarda, se vuoi ti concludo io il discorso di Zango. Poi se Tiziano vuole aggiungere. No, io penso che almeno non la necessità, ma la volontà di continuare l'Inter non ci sia da parte di Zanga, anche perché l'abbiamo visto un po' l'anno scorso questo teatrino dove c'era in discussione fondi americani, quindi c'era Philips, Pip, ce n'erano tantissime queste discussioni, o meglio anche pseudo trattative, erano andate avanti mesi, poi tutto d'un tratto c'è stato messo una pietra sopra e di lì tutto si è sistemato, tra virgolette, i vari debiti, come anche in questa occasione. Ecco, ma perché questa è una strategia, un modus operandi che loro continuano ad applicare per un motivo, però qual è il motivo a questo punto, mi domando? 1.300.000.000 milioni. Ecco, la risposta. Questa è la risposta. Quindi per far valutare sempre più l'Inter, dici? No, per portare a casa più soldi possibili. Esatto. Però valutandoli poi, più. Sì, sì. Beh, probabilmente se avesse vinto anche la Champions, magari quello avrebbe potuto cambiare in effetti drasticamente la sorte. Beh, sicuramente il bilancio. Tiziano, per te Zhang appunto continuerà il progetto Inter, come un po' tutti in studio hanno detto, per concludere il nostro giro di tavolo con te? No, non sono un addetto ai lavori, ho solo delle sensazioni, cioè addetto ai lavori dell'Inter, che segue specifico, l'Inter. Certo. Posso sapere qualche cosina in più del Milan. A proposito, dopo dirai di una dichiarazione di Forlani che a proposito chi è subentrato ha salvato il Milan dal possibile fallimento che era imminente. Ecco per cui sono importanti i finanziatori anche stranieri. Zhang nell'Inter, Red Bird nel Milan, insomma. Sì, diciamo anche che il 12% di interesse su cifre così grosse pesano un poco, no? Che è il 12% di cui ci parlava prima Francesco. Eh beh, senz'altro, pesano notevolmente. Però per te quali saranno le sorti dell'Inter? Secondo anche me, alla luce del fatto dello stadio che dicevi. Fosse per Zanga senior, l'Inter l'avrebbe venduta da tempo, perché Suning, anche per ragioni politiche in seno al Partito Comunista Cinese, insomma, ci sono situazioni un po' particolari. Io credo però davvero Steven Zhang si sia abbastanza affezionato alla realtà di Milano, dell'Italia, dell'Europa rispetto al mondo cinese, quindi è diventato un po' più europeo lui come personalità. Ha parlato proprio di passione, in effetti, ci ha usato credo proprio di questo sì, termine. E vabbè, lui valuta l'Inter 1.300.000.000 di euro, non so se ci sarà mai nessuno che arriverà a dare quella cifra, credo che proverà delle tappe intermedie, lui ha già dato mandato a due banche, una è Goldman Sachs, l'altra non ricordo il nome, ma è quella che ha curato il passaggio del Chelsea da Abramovich a Boehly, che è l'attuale proprietario, di cercare dei possibili acquirenti. La sua speranza è quella di avere la possibilità di vendere delle quote di minoranza, quindi in qualche modo mantenere il controllo, portare pieno in cascina comunque, e quindi avere in qualche modo con quei soldi andare a ripianare il debito che deve a Oaktree, oppure trovare qualche fondo, presumo fondi americani, in grado di rifinanziare il debito in modo tale da chiudere la partita con Oaktree. Però è chiaro che rifinanziare un debito facendo un altro debito, ma finanziariamente non è una grande manovra. Però è anche vero che in questo momento il 12% è un capitale veramente importante, e soprattutto c'è una scadenza, ragazzi, cioè c'è poco da dire, ma a maggio questi soldi vanno trovati, volente o nolente, quindi io credo che alla fine forse un altro fondo in grado di subentrare per quanto riguarda il rifinanziamento del debito magari lo troverà anche. C'è ancora un po' di tempo, ma non c'è tantissimo tempo. Quindi, a proposito di soldi investiti, cioè, bisogna anche considerare il mercato riparatore, quello di gennaio. E non lo dico a caso, perché ci sono state dichiarazioni sempre di Marotta sul mercato di gennaio. Lino alla regia e rientriamo proprio con queste dichiarazioni. Il mercato di gennaio sarà concreto o non sarà concreto? Anche alla luce del fatto che effettivamente forse i soldi manchino in questo preciso istante. Allora andiamo ad ascoltare Marotta, perché ce lo dice lui se l'Inter farà qualche movimento o meno nel mercato di gennaio, il perché sì o il perché no ce lo spiega proprio lui, e ovviamente è stata anche l'occasione per parlare di un altro tema caldo, che è quello del rinnovo di Lautaro Martinez, che non sembra al momento essere in discussione
e questo sì, ce lo conferma anche Marotta. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, direi in questo momento di no per due motivi. Primo, perché a gennaio non è facile trovare delle occasioni vantaggiose. Secondo, perché la rosa che oggi abbiamo messo a disposizione di Inzaghi è una rosa assolutamente all'altezza del ruolo e credo che sia veramente, lo avete detto voi, una delle più forti, ma soprattutto una delle più competitive. Guarda, non è un problema, perché Lautaro ha affermato a più riprese di voler essere con noi ancora per tanto tempo. È un giocatore su cui puntiamo per il presente e per il futuro e quindi siamo sicuri che quando c'è la volontà da entrambe le parti di continuare il rapporto, la cosa sia molto facile. Allora, Becca, io riparto da te, perché queste due affermazioni di Marotta, ossia il mercato a gennaio non vedrà grandi colpi di scena, uno, perché lui dice mancano i colpi vantaggiosi, e due, perché la rosa dell'Inter è al completo. Però io invece credo che la vera ragione sia proprio i famosi 350 milioni di cui parlavamo, no, poc'anzi, di debito che a maggio scade, e quindi vuoi non vuoi magari qualcuno ti fa sempre comodo, anche alla luce del fatto degli infortuni. No, esatto, però la cosa, giustamente Marotta non può dire non possiamo fare mercato perché ci mancano i fondi. Ma difatti starai su chi va là. Però secondo me c'è da monitorare la situazione di Cuadrado in questi primi mesi. Però se esce lui che fai qualche... Non a caso io facevo delle frecciatine agli infortunati. Però devi vedere, non è che, ok, Cuadrado l'abbiamo aspettato 3 mesi, non l'abbiamo avuto, andiamo a prenderne un altro. No, devi vedere anche lì se esce uno, in che modo prenderne uno con l'occasione giusta, perché non puoi permettergli, secondo me, cifre importantissime per coprire un'eventuale uscita di Cuadrado. Marcello, secondo te l'Inter a gennaio si muoverà, o quantomeno non si muoverà, perché non ha disponibilità economica, ma dovrebbe muoversi? Ma cosa vuoi che ne sappia quello là dell'Inter? È un esperto che segue il calcio alla luce della rosa dell'Inter, no? Ma ha chiesto solo un parere. Cioè, se secondo me si muove, per me non si muove. Non si muove, ma se avesse disponibilità dovrebbe... è al completo, quindi. Ma cosa deve prendere? È completa, ha fatto tutti gli acquisti che doveva fare quest'estate, ha la panchina lunga, non so su cosa deve muoversi. Cioè, si potrebbe muovere nel caso in cui vedesse messa compromessa la possibilità di arrivare alla seconda stella. Cioè, nel caso in cui, ti ripeto, la Juve dovesse vincere domenica, la supera, prende magari del vantaggio, a quel punto dici no, voglio andare a vincere io il campionato e magari prendo un rinforzo. Ma e poi ti svegli. Secondo me. E poi ti svegli, sì, ma dipende se poi voglio risvegliarmi. Però secondo me l'Inter è completissima. Ok. Io non avrei preso sicuramente Arnautovic e Sanchez in estate, avrei preso altri attaccanti. Però se loro hanno questi e vanno avanti fino a fine stagione con questi, cioè il reparto è completo, ecco, a meno che non si faccia male qualcuno in maniera seria. Ecco, piuttosto vedrei un sostituto nel caso di Pavard, se Pavard dovesse non riprendersi da questo infortunio, che non è stato un bel infortunio, ma di fatto l'Inter è a posto, così com'è, per me è a postissimo. Okay. Ma invece, Tiziano, tu che sei l'uomo dei piaciuto numeri... Beccalossi? Sta andando benissimo. Sicuramente, ti approva tutto il Becca. Tiziano, tu che sei l'uomo dei numeri, abbiamo sentito parlare anche di Lautaro, del suo rinnovo, no? Perché si trova bene, eccetera. Lautaro, tra Serie A e Champions, 9 gol, quanti gol ha segnato? Lautaro ha segnato 12 gol in campionato. Okay. Quanti su rigore, Tizi? ce li ho, devo andarle a cercare. Bravo, no, perché ce l'hai, il volume rigore ce l'hai. Ce l'ho. Beh, con l'ultima di Champions, su rigore ha segnato? 12, Comunque, quanti gol ha segnato totali? 12. Allora, ha segnato 12 gol in campionato, più uno in Champions. Perché come dà i numeri lui, non li dà nessuno. No, non è i numeri, io me li segno. Secondo me, due, perché ha segnato con Real Sociedad e poi adesso. Adesso te lo dico. Quindi 12 Lautaro più 2. Lautaro ha segnato 2 gol in Champions. Okay. Ha segnato 12 gol in campionato e 2 in Champions. Ottimo, i quindi rigori, 14. Poi vuoi l'elenco degli altri marcatori? No, grazie. No, i rigori, il volume dei rigori, li tiralo fuori.
Te lo dico, aspetta. Vai. L'Inter ha segnato 3 gol su calcio di rigore. 3 gol. Appena. Per fallo di gioco sono stati decretati. Se li ha sempre fatti in sala i rigori. No, infatti, tutti e tre Lautaro li ha segnati. Lui sta dicendo che 3 su rigore li ha segnati Lautaro, se non è. Frosinone. Scusa, Toro, tra l'altro. Potete scandire bene le parole? E Fiorentina. Scandire bene le parole, perché il nostro socio di Torino sente già le partite di domenica. Sì, non esatto. È un po'. Quindi volevo capire se piano. Allora, io so che l'Inter ha avuto 8 rigori. 8 rigori. Però tra campionato e Champions, sto dicendo. Volevo sentire di Lautaro quanti Lautaro ne ha segnati uno lui? Su rigore. Ma solo in Champions. Uno su rigore. Ecco, netto, nell'ultima di Champions, netto. Ragazzi. Comunque no, tutto questo era per dire un giocatore che ti segna 14 gol in 12 giornate di campionato e 2 di Champions, quindi in 14 partite è assolutamente da tenere, tant'è che lui dice si trova bene a gennaio. Avrà il prolungamento Tiziano. Sì, ma chi è il pirla che vende Codelli. Lautaro? Chi è il pirla che gli viene in mente di vendere Lautaro? Sono un pirla, può andare a vendere. Ma tu meglio di me lo sai che se arriva l'offerta... No, piuttosto il tuo ragionamento può essere fatto nel senso che se Zang non ha più voglia di mettere i soldi e che deve fare sempre prestito, presto e fa cassa e facesse cassa con Lautaro però sì, avrebbe la rivolta sarebbe di una follia ragazzi, cioè, però beh, un punto se ne va. Usiamo anche la logica, cioè esatto, secondo il vostro punto di vista allo stato attuale delle cose Lautaro per qualsiasi cifra sarebbe vendibile? No, nella maniera più assoluta, perché Lautaro sta dimostrando di essere il super goleador dell'Inter e del campionato, un Inter che ha segnato 10 gol, ribadisco, in più della seconda classificata, che è la Juventus, e tra l'altro e ragazzi quindi 29 gol segnati, non so io, e tra l'altro proprio a proposito da Lautaro in campionato Dipende sempre dall'offerta, non è che non è vendibile per qualsiasi cifra, cioè arriva non è invendibile per qualsiasi cifra, secondo me no, però invendibile non lo per qualsiasi Napoli, allo stato attuale delle cose anche lui. Venga poi fuori la rivoluzione un altro se, discorso, se arrivano lì con 120 milioni secondo me un pensierino lo fanno, glielo portano in mano, ma deve 120 milioni, ma ragazzi 120 milioni. Ma non a gennaio, nel caso di oggi non a gennaio, non a gennaio. Va non bene, comunque a proposito di Lautaro, ridete, ragazzi, ridete, poi vi aspetto sulle rive del fiume, così fate la figura dei pellegrini. Ma tu quanti bagni hai fatto? Beh, giocatore Pellegrini. Ma tu in quel fiume lì quanti bagni hai già fatto? Notizie, in quel a proposito fiume lì, di Lautaro, ragazzi, non attenzione. Non ti capiamo, non sei in collegamento. Un'interferenza, capire, sì. Va bene. Nessuno Marcello, perché si sta sulle rive. No, ride, perché l'hanno già tirato su un po' di volte dal fiume, un po' di volte è già affogato nel fiume. No, ridi. Affogato no, allora, ridi. Torniamo un attimo serio in questi ultimi 2 minuti che ci separano dalla pubblicità. Vorrei approfittare per ricordarvi che questa sera Lautaro sarà schierato al Maracanã, ovviamente a parte l'Argentina, che sfida il Brasile. Tu sei un po' preoccupato, Becca, perché c'è il fuso orario, rientra giovedì, domenica... Gli aerei ci sono dei letti, anzi recuperi a 10.000 metri. Ah, dici, tranquillo, non sei preoccupato di questa trasferta? Giocherà titolare, ragazzi. No, ma sono tutte... Comunque darà il tutto per tutto, una partita molto sentita. Se vuoi che ti dica che sta male, però ti dico che sono talmente abituato ad andare in giro. I brasiliani menano. Non a caso dico, la partita di stanotte è comunque molto sentita Argentina-Brasile. Come sempre, Argentina e Brasile. Marcello, quindi la rivolgo a te, la rigiro a te. Tu sei un po' più sereno sapendo che Lautaro questa sera giocherà? Io sono serenissimo. Anche perché i miei sono già rientrati tutti, a parte qualcuno, ma quasi tutti sono già con Tinassa. I suoi, quelli del Becca, arrivano sparpagliati, giovedì arriva qualcuno. I tuoi avevano qualche impegno o erano liberi? Sì, no. Noi abbiamo forse solo Bremer che è andato in nazionale lì, e non so se gioca titolare. Quindi siete belli sposati?
Non dovrebbe giocare cioè, titolari, ma a Marcello è andata bene anche ieri, perché Gatti non ha neanche giocato, più riposato di così. No, quello benissimo, meglio di così. Ma ultimamente Bremer non lo stanno facendo giocare nemmeno in Brasile, infatti c'è la polemica. Però ai giocatori che non erano impegnati, ti sei sognato che sei nelle migliori condizioni per... Io ti ho detto, apri bene le orecchie, ti ho detto. Ultima volta, sentiamo. Domenica, Juve, domenica, sì. Guarda lo spelling, guarda le labbra, che ti fisso. Domenica la sera, domenica la Juve, la Juve non perde. Okay. Non almeno perde. Un punto lo porti a casa, va bene. Salamagno ha segnato 5 rigori. Ecco. Lo sapevo che stavi arrivando, ti stavo solo aspettando. C'è fuso orario. Salamagno ha segnato 5 rigori. Quella dell'Argentina. È uscito dal fiume, lì è andato a vedere. 5 rigori, cosa ridi, ribambito?